stavo qua in mezzo. L'altra volta mi vivevano tutti per il cavo. In mezzo non si vede niente, cosa fa dai? È un cavo di 2 mm. Cioè, non posso mica tagliarlo, è quello della parabola. Però posso proprio fare. Sì, però è troppo corto. Io ho guardato sotto, cioè entro a malapena. Non sono sicuro, ma.
metti la labbra, fanno il posto. E se no stiamo qua perché se no rubiamo noi il posto a quelli che abbiamo pagato. Qua il cellulare. Basta che parlo. Sì. Pronto? Cari amiche, cari amici? Quando escono? Sei pronto? Cari amiche e cari amici della Pallamano, ben trovati dal palazzetto di Via Roena Bolzano per questo incontro che rappresenta tanto in chiave di tradizione il Bolzano-Fasano. Bolzano-Fasano, ricordiamo, è stata la finale scudetto, sono state quattro finali scudetto consecutive giocate dal 2014 al 2017. È stato praticamente per 5 anni le due squadre che si sono suddivise la scena sul panorama nazionale e adesso si sfidano in questo campionato con il Bolzano a punteggio pieno, un Bolzano ridimensionato rispetto alla passata stagione, con dei giocatori nuovi, con delle partenze illustri, e il Fasano che già l'anno scorso era apparso in calo, che comunque è una formazione di tutto rispetto, una formazione che può impensierire nell'arco di questa partita la formazione meranese, la formazione bolzanina, per cui sarà una partita molto molto avvincente. Il Bolzano si presenta al gran completo con in porta Hermones, poi abbiamo Greganic, Vito Marino, Kammerer, Muchpircher, Pija, Rossignoli, Sonnerer, Sporcic, Mario Sporcic che è anche l'allenatore,
poi abbiamo Pirker Paul, Ratko Starcevic. A proposito di Ratko Starcevic, a lui vanno gli auguri e le congratulazioni. Ieri è nata la piccola Jana, per cui è diventato papà, il forte terzino classe 1994. Dicevamo Turković, Erik Udovičić, Giulio Venturo, Venturi e Walker. Il Fasano risponde con Vito Fovio, tre pali. Poi abbiamo Angeloni, Angiolini, Beharevic, Zeliko Beharevic. Poi abbiamo i due De Angelis, Tommaso e Alessandro, Franceschetti, Jarmstan, Messina, Notarangelo, Pignatelli, Pugliese, Sibiglio e Vinci. Dirige l'incontro, dirigono l'incontro i signori Manuele, Sebastiano e Castagnino, per cui tutto pronto, le squadre, vedete, stanno facendo i saluti, per cui fra pochi minuti, pochi istanti si partirà con questo Bolzano-Fasano, una sfida dai sapori antichi. Finalmente salutiamo anche con piacere un pubblico, quindi non si gioca più a porte chiuse come nelle prime giornate, per cui ci sono consentiti 200 spettatori qui in via Roen al Palagasteiner qui di Bolzano, che il Bolzano ritorna al Palagasteiner dopo aver giocato la passata stagione. Ricordiamo lo scampo, quello che è stata della passata stagione, che ha giocato al Palaresia, si torna praticamente nel tempio del Palagasteiner, il tempio che ha regalato i maggiori successi alla formazione bolzanina. Ricordiamo autore di una striscia vincente di 15 titoli negli ultimi 10 anni. Quest'anno la formazione, si diceva, è un po' ridimensionata, ci sono stati addi illustri, primo fra tutti quello di Hannes Inner-Ebner, il capitano che ha ceduto, ha abbandonato la carriera per svolgere poi il compito di direttore generale. È partito anche Mate Volarevic, sostituito da Pedro Hermones, poi è partito Luis Felipe Gaeta, però in campo sono arrivati Vito Marino, è partito anche il pivot Halilković, è arrivato Vito Marino, la formazione presa il giovane ala Greganić. La formazione rimane comunque con l'ossatura. Vediamo qui in campo in questo momento, abbiamo Dejan Turković, abbiamo Erik Udovičić, Martin Sonnerer, Giulio Venturi, Vito Marino e Greganić. Questi sono il sestetto che parte il match. L'incontro è appena partito, scambio di palla tra Messina, Capitan Messina e Dejan Turković, e si parte. Giulio Venturi ha provato dopo la partenza di Felipe Gaeta qui a Bolzano, lo vediamo manovrare e scaricare insieme a Martin Sonner, Giulio Venturi, ed è subito il 1-0 del Bolzano ad opera di Marino, primo gol, bella azione, imbeccato Vito Marino, ed è l'1-0 dopo 37 secondi. Adesso è il Fasano con Pugliese, Pugliese verso Jarlstan, ancora Jarlstan il centrale che fa girare verso Pugliese, formazione fasanese imbottita di giovani, Capitan Messina nell'insolito ruolo di, è subito fischiato un'infrazione e il Bolzano può rimpostare, palla persa del Fasano, quindi Erik Udovičić, Udovičić verso Giulio Venturi, Giulio Venturi che segna il 2-0, partenza col botto della formazione bolzanina dopo 1 minuto e 17 secondi, e sono stati, e c'è la prima parata di Pedro Hermones. Sporcato il passaggio di Greganić verso Ratko Starcevic, e si riparte con una di fatto 2-0, 1 minuto e 39. Salutiamo anche il tifo bolzanino che torna ad a separare gli spalti qui del Palagasteiner. Il Fasano che tenta e segna subito con il numero 95 Jarmstal, il 2-1 al 2-0-6. Partita iniziata subito con ritmi belli intensi. Adesso è il Bolzano che manovra
temporeggia è Turković che fa girare Venturi ancora verso Dejan Turković, ricordiamo il giocatore classe 1987 Dejan Turković, è stato l'artefice principe dei successi. C'è la parata di Vito Fovio sulla conclusione di Ratko Starčević, si ripropone e c'è lui, pareggia il giovanissimo, quindi siamo sul 2-2 dopo minuto 53. Dejan Turković verso Venturi, era partito bene il Bolzano, ha perso due palle, una conclusione, una parata di Vito Fovio ha consentito la ripartenza al contropiede e c'è stata la rete sigata dal numero 15 della formazione fasanese. Dejan Turković, palla persa del Bolzano, Vito Fovio chiama calma con la sua esperienza, potrà essere determinante dopo l'esperienza a Siena, il portierone è tornato nella sua Fasano, la città che gli ha dato tante soddisfazioni, tanti trofei. Adesso il Fasano ha la palla per poter per portarsi a condurre. Pugliese, tenta il tiro Pugliese, parata di Hermones. Seconda parata di Hermones in questi primi 3 minuti e 52, risultato che rimane ancorato sul 2-2. Adesso il Bolzano che si ripropone in avanti. Giulio Venturi, palla persa di Dejan Turković. Dejan Turković non è riuscito a controllare, palla persa, per cui già il terzo errore in fase di impostazione della formazione bolzanina. Adesso è la formazione del Fasano con la sua tradizionale tenuta bianco-blu che si propone in avanti con Notarangelo verso Messina, verso Jamstad, si eleva e parata, terza parata di Pedro Hermones. Udovicic verso Turković, ancora palla persa, contropiede ed è Giulio Venturi che va a recuperare il pallone. Grande intervento di Giulio, difensivo di Giulio Venturi, ma tanti errori in questi primi 4 minuti e 48 secondi. Dejan Turković che va e segna la rete del 3-2. Gran gol di Turković, la sua prima rete personale. Al 5-0-3 il Bolzano dopo essere stato avanti 2-0, essersi fatto raggiungere sul 2-2 con un paio di conclusioni, un paio di errori. Comunque è stato Dejan Turković adesso ad andare a portare avanti il Bolzano. Jalmstan, Pugliese, ancora Hermones, quarta parata di Pedro Hermones. E adesso è Venturi che va verso verso Udovicic, verso Dejan Turković, senta l'uno contro uno e subisce un fallo, un intervento, un fallo da 9 metri. Pedro Hermones è partito alla grande in questi primi 6 minuti, autore di 4 interventi. E adesso la formazione... Ancora Turković. Venturi, dicevamo prima, anche lui è un ex per aver militato anche nella formazione fasanese. Giulio Venturi è approdato quest'estate dopo la partenza un po' a sorpresa di Luis Felipe Gaeta. Felipe Gaeta che ricordiamo era infortunato, sì, anche, ed è il gol di Dejan Turković, di Erik Udovicic, ed è 4-2 per la formazione bolzanina, 6-29. Contropiede, fischiato un intervento, ai danni della formazione fasanese che può impostare, andare a avere la palla per accorciare la distanza. Abbiamo Pugliese verso Jamstad, ancora Pugliese, ricordiamo appunto molto cambiata dal Fasano di 3 anni fa, un Fasano imbottita di
di giovani, comunque una squadra di tutto rispetto. Attualmente è ancora parata di Hermones, strepitoso intervento in tre riprese. Eric Udovici c'è ancora e segna una rete importante e si guadagna anche due minuti. 7:32, i primi due minuti a favore ai danni del Fasano per questo intervento, ai danni di Eric Udovicic, che nonostante sotto fallo è riuscito a realizzare una rete molto importante, consentendo al Bolzano di portarsi a condurre per 5-2. Autentico matatore di questi primi minuti, comunque dopo 7:30 possiamo definirlo Hermones, autore di ben 5 interventi, alcuni dei quali veramente spettacolari. Ed ecco il Fasano che ripropone, cerca di accorciare le distanze, anche se la difesa bolzanina è molto schierata con Ratko Starcevic, Giulio Venturi che esce su Pugliese. Tentano ancora, adesso è alzato il passivo, quindi sono ancora 4 passaggi. E gran ancora Hermones che dice di no, ben piazzato il portiere brasiliano, autentico matatore di questi primi 8 minuti. Se il Bolzano sta operando il gap, lo deve molto a lui. Tiro dai 7 metri e fallo ai danni di Martin Sonnerer, e altri 2 minuti ai danni della formazione fasanese. Ai danni del numero 13 Notarangelo, questi 2 minuti e tiro dai 7 metri, vediamo che si incarica della trasformazione. Il Bolzano giocherà quindi per 1:13 con la doppia superiorità numerica. Martin Sonnerer esce dal campo claudicante, accusato una botta al ginocchio, ed è Dejan Turković contro Vito Fovio. L'ennesimo rigore che si troveranno, 7 metri che i due si troveranno a tirare. Vediamo se sarà più bravo Dejan o più bravo Vito Fovio a ipnotizzare il forte terzino bolzanino. È tutto pronto. Turković contro Fovio. Ed è Dejan Turković che segna la sua seconda rete personale. 8:35, il Bolzano già un gap si trova avanti di 6-2 con un parziale di 4-0. Ricordiamo, dopo essere passato in vantaggio 2-0, la formazione bolzanina era riuscita, è fasanese, era riuscita ad impattare sul 2-2. Poi grande Hermones che ha detto di no a più riprese agli attacchi, e questa volta accorcia il Fasano con la rete del giovanissimo, col numero 15. Grande lancio verso Greganic, Greganic ancora che fa sparire il pallone, ed è Greganic. Il Fasano era riuscito ad accorciare, ma subito dopo è stato Greganic ben imbeccato dall'ala, adesso sfruttando anche la doppia superiorità numerica, aveva spazio e con una bella finta ha messo fuori causa Vito Fovio ed è riuscito a bucarlo. Adesso giocano con l'uomo di movimento in più, nel frattempo è rientrato uno dei due giocatori che aveva preso i due minuti, Angiolini. Angiolini verso gli Amstad, ancora verso Messina. Pugliese, ben bloccata la conclusione della difesa bolzanina, dall'attenta difesa bolzanina in questo frangente, chiamato al passivo dal signor Castagnino, ed è la bella rete di Angiolini che segna una rete molto bella e accorcia le distanze sul 7-4 quando sono passati esattamente 10 minuti e 20 secondi nel corso della prima frazione. Ed è Vito Fovio che compie il suo secondo intervento, ma il Bolzano può riprendere. Palla termina in fallo laterale. Si avvicendano, esce Ratko Starcevic, entra il numero 5 Vito Marino.
10:47, Bolzano 7, Fasano 4. Greganic, elemento molto interessante questa giovane ala che è arrivato quest'anno. Fischiati, cartellino giallo ai danni di De Santis. Ruba palla Messina, Messina accorcia su 7-5, capitan Messina. Col Fasano non si può mai concedere, lasciarsi andare a errori, deconcentrazioni. E adesso è Erik Udovic che segna la sua terza rete personale. Ed è il Fasano che sotto di tre gol era riuscito ad accorciare alla palla per portarsi almeno due, ancora con il numero 95 verso Messina, e c'è la parata di Hermones vanificata dal fischio della coppia arbitrale che sanziona un fallo ai danni della difesa dell'attacco. Jarstan, ancora Angiolini, ancora verso Jarstan, verso Angiolini, ancora, e c'è ancora la parata, ennesima parata di Hermones. Fischiata un'invasione al Bolzano, per cui ancora la possesso palla a favore del Fasano. Messina verso Pugliese, verso Jarstan, verso Angiolini, ancora Pugliese, Messina verso Jarstan, verso passivo chiamato Pugliese, verso Jarstan, e gran gol. Accorcia le distanze con la sua seconda rete. Ratko Starcevic ripristina le distanze sul più 3 al 13-14. Ed è il Bolzano con Ratko Starcevic è riuscito a porre ancora la rete del più 3. Adesso è il Fasano che si ripropone in avanti. Ancora questo Jarstan verso Pugliese, Pugliese verso Angiolini, e ci sono due minuti fischiati ai danni di Ratko Starcevic, combinati dal signor Castagnito. Subito è iniziata la partita senza cartellini gialli, ma con ben 3-2 minuti. Combinati due ai danni del Fasano e una esclusione di due minuti ai danni di Ratko Starcevic. Messina, grande intervento difensivo e contropiede e parata di Vito Fovio, la terza parata di Vito Fovio. È riuscito a ipnotizzare il giovanissimo Greganic, lasciando sul più 3 la formazione bolzanina, che ha ancora 1 minuto e 29 secondi di inferiorità numerica da scontare per l'esclusione di 2 minuti di Ratko Starcevic. Nel frattempo sono passati 14-18, 9-6 per il Bolzano, e chiesto l'intervento degli arbitri per cambiare il pallone. Evidentemente non aveva la sufficiente pressione, era evidentemente un po' sgonfio, e si può ripartire. Angiolini, Jarstan, Messina, Jarstan, grande intervento ancora Messina, stavolta il capitano bianco-blu tira fuori e può ripartire il Bolzano in contropiede verso Giulio Venturi. Giulio Venturi si alza e subisce 2 minuti. De Santis, ennesima, 2 minuti ai danni di De Santis, quindi gol che non viene convalidato perché il fischio era avvenuto prima, ma vengono fischiati 2 minuti, per cui per 58 secondi si giocherà in parità numerica 5-5, poi il Bolzano avrà dalla sua 1 minuto e 2 secondi di superiorità numerica.
parte. Udovicic, Dejan Turković, ancora verso Giulio Venturi, verso Turković, verso Greganić, gran passaggio e questa volta non commette l'errore di prima. Greganić porta il più 4, segnando la sua seconda rete personale. 15-11, quindi siamo, è passata la prima metà della prima frazione di gioco, 15-19, 15-22 in questo momento. Bolzano conduce per 10-6 qui al Palagasteiner. Palagasteiner finalmente, e salutiamo veramente finalmente gremito di giocatori, ennesima parata e ancora 2 minuti combinati ai danni di Martin Sonnerer, e set tiro dai 7 metri, ed è Jarlstan che se ne occupa contro Pedro Hermones. Pedro Hermones, autore già di 9 interventi, 9 parate. Bolzano per 8 secondi in inferiorità numerica, in 4 contro 5. Vediamo la trasformazione di questo tiro dai 7 metri, se ne incarica il numero 95, Jarlstan. Sono evidentemente problemi con i palloni, si fatica a riprendere il gioco, ma adesso sembra tutto pronto. Jarlstan contro Hermones. Tutto pronto. Grande sfoglia, un pallonetto, accorcia sul 10-7. La formazione fasanese si riporta a meno 3 dal Bolzano. Udovicic, Venturi, rientra Mukpirker. Mukpirker è un altro dei giocatori che aveva appeso di scarpini al chiodo. L'anno scorso è stato in forza anche alla Piano. Ancora Turković, passivo chiamato. Mukpirker si fa irretire dalla difesa. Ed è una grandissima conclusione e c'è un gol stupendo di Greganić. L'11-7 al 16-34. Questo è un gol da circoletto rosso da segnalare all'amico Matteo Aldamonte. Forse è sicuramente il gol più spettacolare di questi primi 16 minuti di gioco. E grande parata di Hermones, ancora, che dice di no così alla conclusione di Messina. 17esimo minuto. Adesso il Bolzano ancora 30 secondi in inferiorità numerica. Giulio Venturi, Erik Udovicic, Dejan Turković. Questa è la... sono i terzini che stanno giocando in questo momento. Giulio Venturi tenta lo scarico, Dejan Turković su Greganić, ma è stato ancora fallo di fase di gioco abbastanza concitata. Il Bolzano è di nuovo al completo, sta cercando, passivo chiamato. C'è il passivo chiamato, dovrebbero andare alla conclusione molto rapidamente. Ed è Dejan Turković, parata di piede di Vito Fovio e può ripartire. Dicevo, il Bolzano sta cercando di operare il gap. Bolzano al completo. È entrato anche Martin Sonnerer, scontata la penalità. I 2 minuti, il Fasano si ripropone con Jarlstan. Angiolini, Pugliese, ancora Angiolini. Angiolini, ancora Hermones, autentica saracinesca in questa prima frazione.
ci sono fallo di due minuti evidenti. Evidenti due minuti ai danni di Pugliese per una strattenuta della maglietta ai danni di Dejan Turković, che si stava liberando per andare alla conclusione. Quindi tiro dei 9 metri, punizione dei 9 metri, ma due minuti ai danni di Pugliese. Quando Bolzano conduce 11-7 e sono passati 18 e 43 nel corso della prima frazione di gioco. Si riparte con Turković, è entrato anche Jonas Walker, il giovanissimo giocatore del Bolzanino, vivaio del Bolzano, ha militato le ultime due stagioni a Pressano e quest'anno è ritornato, e c'è una grandissima conclusione di Dejan Turković, che porta per la prima volta il punteggio su più 5 e viene chiamato time out. Il time out chiamato da mister Ancona, che evidentemente non vuole far, non vuole che la sua formazione ceda il passo, che ceda il passo al Bolzano, che ha operato un break di più 5. Ricordiamo rapidamente qual è stato lo score di questi primi minuti. Si era passati subito sul 2-0 dopo un minuto e 37 secondi. Sembrava tutto in discesa per la formazione bolzanina. Il Fasano era riuscito ad impattare sul 2-2 con le reti importanti di Jarstan. Poi c'è stato un break di 4-0 per il Bolzano, che è volato sul 6-2, poi sostanziale equilibrio 6-3, 7-4, 8-5 fino all'8-6, quindi il Fasano è rimasto più in partita. Poi si è avuto il break di 2-0 fino al 10-6, 10-7, e adesso sono 12-7 con il Bolzano che conduce e il Fasano che ha ancora 1 minuto e 34 secondi da giocare in inferiorità numerica per i due minuti combinati a Pugliese per quella strattonata, quella trattenuta ai danni di Dejan Turković. 19-09 nel corso della prima frazione, ricordiamo il punteggio che vede la formazione di casa condurre per 12-7. Si riparte. Si riparte con il Fasano, Jarstan, Notarangelo, ancora verso Jarstan, Angiolini, grande difesa bolzanina, ed Erato Starcevic che si immola e riesce a bloccare la conclusione di Notarangelo. Angiolini lo ricordano molto bene i tifosi bolzanini in una supercoppa di qualche anno fa. Due minuti oggi ai danni di Giulio Venturi. Oggi evidentemente la formazione, la coppia arbitrale piace ai due minuti abbastanza facili, sono ormai, continuano a piovere due minuti da una parte e dall'altra. Ovviamente hanno deciso di adottare questo metro e lo stanno mantenendo da parte di tutte e due le formazioni. Angiolini, dicevamo prima, Angiolini se lo ricordano bene i tifosi bolzanini, in quanto in una supercoppa di un paio d'anni fa fu quello che riuscì a lui e Arcieri, diedero un grande dispiacere al Bolzano quando il Bolzano era strafavorito, stava conducendo, e poi i giovanissimi Arcieri e Angiolini misero KO il Bolzano. Si riparte, Bolzano conduce 12-7, 20-38, rientra Walker, Turković, Walker, conclusione sporcata, quella palla termina fuori, rimessa laterale da parte della formazione bolzanina. Turković, Udovicic, Walker ancora verso Marino subisce fallo, quindi nulla di fatto. Si riparte, Walker ancora verso Turković, passivo chiamato Udovicic, ancora Udovicic, bellissimo lancio, nulla di fatto. Ha cercato Udovicic un passaggio dietro la schiena che doveva favorire Vito Marino, non è stato compreso dal pivot bolzanino, per cui nulla di fatto. Si torna
il Fasano torna in possesso palla al 21-32, Bolzano avanti il 12-7. Notarangelo, Janstad, cambio irregolare, vediamo cosa è stato chiamato, c'è stato un cambio irregolare, il Fasano probabilmente giocava con un giocatore in più in campo e infatti è così, era Messina che non era rientrato e vengono combinati 2 minuti ai danni della formazione fasanese. Quindi inversione, palla al Bolzano e 2 minuti ai danni del Fasano, un errore abbastanza grave questo. Del resto ammesso anche dallo stesso Messina che si è subito arrabbiato e si può ripartire. Vediamo molta confusione in questo primo tempo. Bolzano, ricordiamo, conduce 12-7 contro il Fasano. Un Fasano che comunque si è trovato di fronte un Pedro Hermones, autore di ben 11 parate nei primi 20 minuti di gioco. E nonostante quello il Fasano è ancora lì a meno 5. Dall'altra parte Vito Fovio, autore di 5 interventi. Per quanto riguarda le reti, Greganic 3, Marino 2, Ratko Starcevic 1, Dejan Turković 2, Erik Udovičić 3, Giulio Venturi 1. Maggior marcatore per quanto riguarda il Fasano e Jalstam con 3 gol, di cui uno dai tiri dei 7 metri. Conciliavolo, francamente non si capisce cosa stia succedendo, c'è il commissario di campo che sta cercando di spiegare le ragioni dei 2 minuti combinati ai danni di Capitan Messina. Richiamato da Messina, è rientrato, i 2 minuti sono stati combinati alla panchina, non al giocatore, evidentemente era un errore della panchina. E si può ripartire. 21-46. Per il Bolzano. Adesso non si gioca già da diversi minuti, riesce difficile capire quale sia il problema per evitare la ripartenza del match. Ricordiamo, sono stati combinati 2 minuti alla panchina del Fasano per un cambio irregolare. I signori Castagnino e Manuele hanno in questi primi 21 minuti già combinati diverse esclusioni per 2 minuti ai danni di una squadra e dall'altra. Dicevamo 2 minuti facili, ma si può ripartire. Eccoci qua che si riparte. Greganic verso Turković, verso Udovičić, ancora Erik Udovičić. Molto positivo questo suo primo tempo. Dejan Turković verso Martin Sonnerer, pallonetto millimetrico di Martin Sonnerer e segna la rete del 13-7 dopo 22 minuti. È la sua prima rete di giornata di Martin Sonnerer, la fortella della nazionale, con un pallonetto a beffo Vito Fovio. Il Bolzano che raggiunge il massimo vantaggio va sul più 6 e adesso è il Fasano che con l'uomo di movimento in più sta cercando di andare ad accorciare.
conclusione alta di Angiolini. Hermones verso Turković, è rientrato Vito Fovio, per un momento c'era anche la possibilità di tirare a porta vuota. Venturi ancora verso Sonner che va dall'ala e c'è il palo che dice di no alla conclusione di Martin Sonner e il Fasano può ripartire con Jarstan. Angiolini, Notarangelo, Pugliese, entra anche Maso De Santis, autore di due gol in precedenza. Notarangelo, Jarstan, Messina, Angiolini. E gran conclusione, gran bel gol, una bella penetrazione per il 13-8 di Notarangelo. Bel gol al 20. Udovicic, Turković verso Marino segna il 14-8. Vito Marino, seconda rete personale del match per Vito Paolo Marino, ben imbeccato, e segna la rete che riporta il Bolzano a più 6. Padroni di casa conducono 14-8, mancano 6 minuti scarsi alla fine della prima frazione di gioco. Un match che finora il Bolzano sta conducendo praticamente dall'inizio con il doppio vantaggio. Angiolini, c'è il palo ed è ancora Hermones che riesce a accompagnare in fallo laterale. Si può ripartire col Bolzano. Turković verso Udovicic, temporeggia, lancia Greganic, palla sporcata e termina in fallo laterale. Greganic, Udovicic, Valcher, Jonas Valcher, giovanissimo rinforzo arrivato quest'estate a Bolzano. Sonnerer ancora verso Erik Udovicic, tenta il passaggio verso Marino, lancia in contropiede, nulla di fatto, e riparte il Bolzano. E due minuti fischiati ancora ai danni di Notarangelo per una evidente trattenuta ai danni di Dejankovic. Sembra un po' l'intervento in fotocopia che pochi minuti fa erano costati i primi due minuti ai danni di Notarangelo, e questa è la sua seconda esclusione dei due minuti nel corso della prima frazione di gioco. Quindi anche a livello di due minuti la formazione fasanese e anche bolzanina devono stare un po' attenti, perché già nel corso del primo tempo ci sono stati diversi giocatori che hanno accusato la penalità. Valcher, Udovicic, Valcher, ancora Udovicic verso Turković, uno contro uno verso Martin Sonnerer, e altro pallonetto di Martin Sonnerer, e il Bolzano vola, è la sua seconda rete in fotocopia. Martin Sonnerer, il Bolzano vola sul 20, al 25-50 sul 15-8. Jarstan, Pugliese, Bolzano che sembra avere messo la cosiddetta marcia in più, ha allungato, si conduce adesso di 7 sul Fasano quando mancano 3 minuti e mezzo nel corso della prima frazione, e perde palla, viene sporcata, cercava di lanciare il contropiede verso Ratko Starcevic, per cui nulla di fatto, rimessa da laterale per il Bolzano. Entra anche Vito Marino ed è Erik Udovicic nel ruolo di centrale che sta impostando verso Dejan Turković, verso Valcher, ancora verso Sonnerer, e segna la rete del 16-8, anche se qui probabilmente c'era uno sfondamento, la coppia arbitrale, se è evidente il fallo di sfondamento dell'attaccante bolzanino, non è stato commesso e ha approfittato Martin Sonnerer per allungare sul 16-8. Bolzano conduce il più 8 al 27-10. Sonnerer 3 reti,
raggiunge Eric Udovicic in testa nel tabellino di questo primo tempo. Riparte il Fasano, Janstan tenta l'uno contro uno e c'è l'ennesima parata. Dodicesimo intervento, viene colpito al volto involontariamente, si scusa subito il numero 24 della formazione Pignatelli. Pignatelli aveva colpito al volto Hermones, si è subito prontamente scusato, infatti non era volontaria. Hermones prende, para la sua dodicesima parata, compie la sua dodicesima parata del corso della prima frazione. 2 minuti e 20 al termine del primo tempo, il Bolzano ancora in possesso di palla. Turković, Walker, ancora Turković, Udovicic, ed è Walker, Jonas Walker. Anche per lui la rete, Bolzano più di 17-8, il Fasano in evidente difficoltà. Dopo aver tenuto il campo tutto sommato in maniera abbastanza dignitosa nei primi 20 minuti, dal 19esimo al 20esimo il Bolzano ha operato il break, si è passati dal 10-7 quindi al 17-8, quindi un parziale di 7-1 che pone la formazione bolzanina in assoluta predominio e padrona del match. 28-11, il Fasano ancora in inferiorità numerica per 1 minuto e 41. De Angelis, Angiolini, e parata ancora di Ones, grandissimo intervento in controtempo, è lui il mattatore del match finora, Ones. E anche Vito Fovio ci mette il suo, se è stata per Vito Fovio, ma ben 13 parate compiute da Pedro Hermones nel corso della prima frazione. Angiolini, De Santis, De Angelis, ancora il Fasano, Messina verso Angiolini, ed è Ratko Starcevic che ruba palla, ancora verso, e c'è un grandissimo gol del numero 15 della formazione danina, un grandissimo gol, va a togliere la Pignanelle dall'incrocio al 29-30. Il Bolzano raggiunge il più 10, ormai Mario Sporcic può far ruotare tutti i suoi effettivi. Hermones tenta l'uno contro uno e c'è Hermones che proprio sulla sirena porta risultato, fissa risultato sul 19-8, risultato col quale si chiude la prima frazione di gioco. Bolzano, autentico mattatore, che conduce per 19-8 la prima frazione di gioco. Le squadre adesso vanno a riposo con il Bolzano che conduce per 19-8 sul Fasano. E la linea allo studio, ci risentiamo fra 10 minuti per la seconda frazione di gioco.
tutto pronto. Tutto pronto per la ripartenza del secondo tempo qui dal Palagasteiner di Bolzano. Ricordiamo, il Bolzano conduce 19-8 contro la formazione del Fasano. Avevamo detto in precedenza una sfida dai sapori antichi, quella che vede opposta alla formazione pugliese di Fasano alla formazione bolzanina targata all'Oaker Volksbank. Questa sfida è stata per anni recenti, la finale scudetto, ricordiamo, è stata per ben 4 stagioni, dal 2014 al 2018 la finale, al 2017 la finale scudetto. Si riparte la seconda frazione che vede il Bolzano condurre 19-8, quindi più 11, confortante, incoraggiante per quanto riguarda anche l'esito del match. Jarmstadt che cerca di scaricare, nulla di fatto. Angeloni aveva cercato di servire in precedenza al pivot, adesso ed è ancora Hermones che viene questa volta, per così dire, centrato, ma 14esima parata. Giulio Venturi, Tommaso De Angelis autore, compie infrazione di passi. Secondo tempo iniziato con Deli da una parte e dall'altra, ed è ancora la formazione zanina con Giulio Venturi, Udovicic, ancora Venturi, ed è Turković, grandissima rete di Turković per il 20-8, terza rete personale per Dejan Turković all'1 e 30, un gol molto bello di Dejan Turković, prima rete della seconda frazione di gioco. Bolzano conduce 20-8. Si ripa ancora Tommaso De Angelis, Notarangelo ancora, e questa volta buca Hermones con un parziale di 10-1. Il Bolzano era riuscito a portare appunto un pari di 10-1 che l'ha consentito di andare sul 20-8. Adesso è Notarangelo con la sua seconda rete personale. Molto bello la prima, Corciato sul 20-9. Un campionato, quello di quest'anno, è iniziato sotto con lo spauracchio del Covid. Già 2 partite in questa giornata sono state rinviate, ricordiamo la positività di 5 giocatori meranesi, praticamente tutti asintomatici, ma intanto è fermata ed è ancora una bella incursione di Notarangelo, ma un'altrettanto bella parata di Pedro Hermones. 15 parate per il portierone bolzanino, che aveva la pesante eredità di sostituire Mate Volarevic, il estremo difensore che negli ultimi 4 anni ha difeso la forza. Ed è ancora gran bel gol di Notarangelo, che accorcia sul 20-10. Interessante questo giocatore, questo giovane fasanese, numero 13 della formazione di Francesco Ancona. È riuscito già 2 penetrazioni ed è Giulio Venturi che segna la sua seconda rete di giornata, andando a togliere le ragnatele dalla porta di Vito Fovio. 21-10 a favore della formazione di casa. Sono passati 4-11 nel corso della seconda frazione di gioco. Angeloni, Jarmstadt,
Angeloni, Messina, Tommaso De Angelis, Notarangelo, bellissima rete. Al 4:36 segna la sua quarta rete personale con un sottomano di rara potenza che ha beffato Pedro Hermones. Bolzano che torna più 10. Ed è Vito Marino, subisce un fallo, si riparte. Turković verso Venturi, verso Udovicic, ancora Giulio Venturi verso Dejan Turković che tenta lo scarico verso Vito Marino. Il giocatore ha approdato quest'estate alla corte di Mario Sporcic, a lui è stato incaricato l'arduo compito di sostituire Damir Alilković ed è un grandissimo sottomano di Erik Udovicic. Gran bel gol anche questo di Udovicic. Qui si gioca con belle reti da una parte e dall'altra. Secondo tempo ormai si dedica solo all'Accademia. Il risultato è ampiamente in ghiaccio col Bolzano che conduce per 22-11 questo suo incontro. In caso di vittoria la formazione bolzanina raggiungerebbe a punteggio pieno, rimarrebbe a punteggio pieno con 4 partite, 4 e altrettante vittorie. Ed è Tommaso De Angelis che ancora riesce ad andare alla conclusione, ma è ancora Hermones che riesce a dire di no. Un grande intervento, ennesimo grande intervento. Ed è Tommaso De Angelis che riesce a rubare. Messina che avvia il contropiede e questa volta accorcia le distanze sul 22-12. C'è stata una palla persa di Venturi, contropiede avviato ed è ancora Tommaso De Angelis che riesce a rubare palla e lanciare il contropiede Messina. E c'è Hermones che riesce a parare, ma questa volta viene fischiato un 7 metri a favore della formazione fasanese. Risultato che vede il Bolzano condurre 22-12, sono passati 7 minuti nel corso della seconda frazione di gioco ed è, vediamo chi si incarica della trasformazione, è il numero 95 Jarstan, autore già di quattro reti, è il top scorer della formazione fasanese contro Hermones e segna la sua quinta rete e risulta anche il top scorer di tutto il match. Accorcia 22-13. Bolzano conduce sempre di più 9. Sonnerer, Udovicic, Turković, Greganic, questi sono gli effettivi in campo per la formazione bolzanina in questo momento. Dejan Turković ancora, Venturi, Udovicic, fischiato l'invasione, quindi alla formazione bolzanina può ripartire il Pasano con Angeloni uno contro uno, Jarmstad, Messina ancora, subisce fallo, intervento della coppia arbitrale per un 9 metri a favore della formazione fasanese. Formazione fasanese che ha iniziato il secondo tempo con un piglio diverso rispetto al primo, del resto conduce anche dal 19-8, dal 20-8 sono 22-13. Quindi c'è un parziale, in questo momento accorcia ancora Jarmstad, quindi si porta sul meno 8 la formazione fasanese con la sesta rete del numero 95 Jarmstad, 8:53, Bolzano Loacker 22, Fasano 14. È entrato Ratko Starčević al posto di Erik Udovicic,
ancora Ratko Starčević, Giulio Venturi, grande scarico all'ala verso Martin Sonner, verso Ratko Starčević che tenta l'uno contro uno e segna una rete importante, quella di Ratko Starčević, perché rimuove il risultato, è la sua seconda rete in questo incontro. 23 a 14, il Bolzano torna più 9. Angeloni verso Jarstan, ancora Angeloni, vediamo ancora Messina, ruba palla, grande intervento difensivo da parte di Martin Sonner e può avviare la contropiede bolzanino, ancora Turković verso Greganić, Greganić ancora segna un gol importante, molto bello quello della giovane ala Greganić, la sua quarta rete personale per il Bolzano. Greganić, Zano conduce 24, Fasano 14, 10 e 22 nel corso della seconda frazione di gioco. Ed è ancora il Fasano, Fasano ancora che prova con Jarstan, autentico playmaker della formazione pugliese allenata da Francesco Ancona, ed è una bella conclusione, bella combinazione che libera la conclusione capitan Messina, quindi riesce a scorciare ancora, lancio verso Greganić, Greganić ancora, questa volta c'è l'intervento di Vito Fobio, la sua settima parata ed è ancora Notarangelo che se sua quarta rete personale, si torna 24 a 16. Quindi break di 2-0 per la formazione fasanese, Bolzano conduce 24 a 16, quindi confortante ancora il vantaggio della formazione di Mario Sporcic sul più 8 in questa fase del match. Turković, Venturi, Sporcic, Starčević, Greganić ancora, ancora Greganić, e questa volta la conclusione della giovane alla croata termina alta, si era liberato, era praticamente da solo dai 6 metri, ha tirato alto, e questa volta è Angeloni che accorcia 24 a 17 il Bolzano, e fa pronto il time out. Il Bolzano è stato dal più 12 al più 7 con un parziale di 7 a 2, di 9 a 3 a favore della formazione fasanese. Prontamente chiamato time out da parte del Mario Sporcic per cercare di interrompere il break che la formazione pugliese sta operando in questo frangente. Dicevamo, partita che ha visto il Bolzano passare subito avanti sul 2-0, poi c'è stato il break del 2 pari, poi il Bolzano ha praticamente condotto, allungato, ha avuto dal 10-7 un break importante fino al 20-8, quindi un 10-1, poi corretto in 29-20-10, nella seconda frazione il Fasano si sta lentamente riavvicinando, anche con un più 7 comunque un vantaggio del tutto confortante. Sono passati 12 minuti, si riparte. Starčević, Turković, Venturi, e ancora un gran gol di Ratko Starčević, terza rete, e consente al Bolzano di dotarsi al più 8, un tiro a incrociare che nulla ha potuto Vito Fovio, che l'estrafensore fasanese c'era anche quasi arrivato, il tiro era angolato ed è andato a insaccarsi alle sue spalle.
Angeloni ancora verso Jarstad, verso Notarangelo, ancora verso Angeloni. Notarangelo si alza il braccio del passivo, si è alzato il braccio del passivo ai danni della formazione fasanese, quindi c'è ancora sei passaggi ancora, e c'è Notarangelo, veramente interessante, quinta rete personale per questo giovane fasanese. Accorcia sul 25-18 e il Bolzano si riparte 13-30. Il Fasano, che in casa, in caso di sconfitta, rimarrebbe ancora a due punti in classifica, il Bolzano andrebbe a 8 punti. Errore Dejan Turković, ha servito alla cieca l'ala, ma su quell'ala non c'era nessuno e quindi può ripartire il Fasano. Angeloni ancora verso Jarsta, verso Notarangelo. Ha tutto un altro piglio la formazione fasanese in questa seconda frazione di gioco rispetto a quella arrendevole e piena di sbavature della prima frazione, anche perché in effetti Ermones ha abbassato la sua percentuale di parate. Questa volta ci smentisce subito col suo 17° intervento. Consente a Ratko Starcevic, ma anche qui c'è l'ottava parata di Vito Fovio, si riparte da una parte all'altra, contropiede lanciato, Giulio Venturi riesce ed è Messina che accorcia sul 25-19, il Fasano lentamente, l'MLM si riporta, sono passati 14:46 nel corso della seconda frazione, il Bolzano da essere stato avanti di più 12 adesso si trova avanti solamente di 6 reti, solamente si fa per dire, il risultato comunque è ampiamente controllabile, sta di fatto comunque che il Fasano è riuscito ad accorciare. Turković, Mukpirker, Giulio Venturi rimuove il risultato, il Bolzano torna a più 7. Terza rete per il Mancino, arrivato quest'anno a sostituire Luiz Felipe Gaeta, approdato alla corte di Branko Dumnic in quel di Siena. Messina, nulla di fatto, contropiede lanciato, bellissimo aggancio, gol stupendo di Greganic, un aggancio a una mano per una rete di Greganic al 15:55, altro gol da circoletto rosso della Greganic, autore già di due gol, uno più bello dell'altro. Greganic in tutto 5 reti per lui in questo incontro, due dei quali molto molto belle, questa soprattutto la presa in contropiede con una mano e poi come ha beffato, perde palla, si riporta avanti il Bolzano, Vito Marino si riparte con calma, sfumata la possibilità di contropiede. Il Bolzano comunque è ritornato a più 8 dopo essere stato a più 6. Mancano 13 minuti alla fine del match. Ratko Starcevic ha fischiato uno sfondamento. Sfondamento ai danni di Vito Marino. Quindi è il Fasano che può tornare ad impostare. Angiolini verso Tommaso De Angelis, Jarlstan, Notarangelo, Messina, bellissimo 1-2 tra Angiolini e Notarangelo, ma ben bloccato dalla difesa bolzanina, nella quale giganteggia in questo frangente Ratko Starcevic. E ancora Pedro Ermones a dire di no, ruba palla ancora Angiolini,
qualche errore di troppo da parte dei Bolzanini, soprattutto in fase di impostazione. Comunque risultato in assoluto controllo. Jarstan, e con l'uno contro uno riesce a segnare la rete del 27-20, torna sotto di 7 reti e segna la sua settima rete personale il centrale della formazione allenata da Francesco Ancona. Adesso il Bolzano che si ripropone davanti con Turković, Ratko Starčević, Dejan Turković, Turko, Starčević, Starčević, Turković sfuma, tira alto, errori da una parte e dall'altra, anche qui conclusione alta di Turković, errore in fase di impostazione, Greganić, Rastko Starčević subisce fallo di Notarangelo e probabilmente ci saranno anche 2 minuti ai danni di Notarangelo. Gli arbitri, vedo che sarebbe la terza esclusione di 2 minuti, quindi è anche il cartellino rosso conseguente ai danni del numero 13 della formazione fasanese, numero 13 che finora è stato uno dei migliori dei suoi, si è disimpegnato molto bene. Per cui dovrà lasciare anzitempo il terreno di gioco. Notarangelo, Dejan Turković deve abbandonare il campo. Il giocatore Notarangelo, che è appunto reo di un'espulsione 3 volte per 2 minuti, quindi ha preso il cartellino rosso. Dejan Turković contro il numero 22 del Fasano, Dejan Turković, e realizza, riporta il Bolzano sul più 8, la sua quarta rete personale del Bolzano. A reti sono state 5 reti da Greganić, 2 da Marino, 3 da Sonnerer, 3 da Ratko Starčević, 4 da Turković, 4 da Udovičić, 3 da Giulio Venturi, 1 da Rossignoli e 1 da Valcher. Diverso invece il tabellino del Fasano, con 7 reti per Jastame, 5 per Notarangelo, 2 a testa per Messina, De Angelis Tommaso. Ancora passivo chiamato, time out chiamato da mister Francesco Ancona, col Bolzano che conduce per 28-20, Fasano ancora da scontare 1:10, ormai il risultato si può definire ampiamente in ghiaccio, con il Bolzano che dovrebbe, si parla sempre col condizionale della pallamano, si sono viste rimonte anche miracolose, ma in effetti negli ultimi, sembrerebbe molto arduo che negli ultimi 11-12 minuti il Fasano riuscisse a recuperare 8 reti di gap. Tutto pronto, la coppia arbitrale, ricordiamo Sebastiano Manuele e Castagnino, hanno arbitrato sin qui un match tutto sommato facile. Nella prima frazione hanno combinato diversi 2 minuti da una parte e dall'altra, quindi senza favorire o danneggiare, una condotta di gara tutto sommato all'altezza quella della coppia arbitrale. E c'è un gran bel gol ancora del numero 95, Jarstam, che segna la rete
del 28-21 che riporta a 10 minuti esatti nel corso della seconda frazione il Fasano sul meno 7. È entrato Jonas Walker, Erik Udovičić, Dejan Turković passivo chiamato, parata di Vito Fovio, ed è Vito Fovio, aveva parata ma è ancora Martin Sonnerer che segna la sua quarta rete personale portando il Bolzano sul 29-21. Martin Sonnerer, autore di 4 gol, praticamente tutti in fotocopia, dalla sua posizione prediletta, la sua dall'ala, oggi ha beffato con ben con 4 pallonetti Vito Fovio. Si riparte. Angeloni. Ancora. Angiolini. Vediamo appunto Angiolini. Angiolini verso Angeloni, tenta la conclusione, nulla di fatto, fischiato comunque l'intervento della coppia arbitrale, quindi 8 minuti al termine del match, un match che vede il Bolzano condurre dall'inizio alla fine, fino a questo momento conduce per 8 reti di vantaggio. Angiolini, si alza Angiolini, ma è ancora una volta Pedro Hermones a dire di no. Autentico mattatore del C, con una percentuale sfiora al 50%, 19 parate e 21 gol subiti. E adesso Mario Sporcic schiera in campo tutti i suoi giovani. Abbiamo visto il primo tempo Rossignoli, Walker, ancora Jonas Walker. Subisce un intervento Turković, autore praticamente in campo dal primo al 60 minuti, passivo chiamato. Udovičić e Vito Fovio compie la sua 10ª parata. Angeloni, Angeloni verso Angiolini. Viene fischiato un fallo ai danni di Angiolini e 2 minuti. Ci hanno pensato su un po' la coppia arbitrale prima di combinare questi 2 minuti ai danni di Vito Marino. A dire la verità, il fallo era subito apparso che poteva essere un fallo da 2 minuti, è stato combinato dopo qualche istante di indecisione. Si riparte Jarstan ancora con Angiolini, ancora Jarstan. E c'è una bella conclusione, segna la sua 9ª rete personale questo centrale del Fasano. Mancano 6 minuti e 30 più 7 per il Bolzano, 29-22. Bolzano gioca col uomo di movimento in più, Sonnerer. Entra anche Kammerer nel ruolo di pivot, Andreas Kammerer, già passivo chiamato, uno contro uno di Udovičić, e questa volta è Vito Fovio che para. Vito Fovio, ma Messina, e c'è la rete, accorcia ancora 29-23. È stato Pugliese a segnare la rete, quindi 29-23. Calo di concentrazione da parte della formazione di casa, che comunque ha un confortante vantaggio di 6 reti. La coppia arbitrale chiama subito passivo dopo 3 passaggi. Vediamo adesso quanto ci metterà, in precedenza è stato così. Sbaglia passaggio, lancio lungo e accorcia ancora il Fasano sul 29-24. Troppi errori il Bolzano, mancano 5 minuti e 10 secondi
ha comunque un vantaggio di 5 reti, ma a un certo punto del match conduceva di 12. In questi ultimi 3 minuti la formazione bolzanina probabilmente si è seduta sugli allori e adesso ha consentito alla formazione fasanese di accorciare. Martin Sonner, Dejan Udovičić, Ratko Starčević, adesso sono rientrati praticamente i titolari del Bolzano ed è Ratko Starčević, c'è la parata di Vito Fovio, il Bolzano riconquista palla, tuttavia il possesso del pallone è Ratko Starčević, Dejan Turković, uno contro uno, passivo chiamato, inspiegabile in quanto Vito Fovio in precedenza aveva parato il tiro, per cui la conclusione verso la porta c'era stata. Ed ancora Turković verso Starčević che si alza e segna una rete importantissima, la sua quarta rete personale, quella di Ratko Starčević, rete che riporta il Bolzano a più 6 a 4 minuti dalla fine e dirà probabilmente la parola fine del match. Ed è ancora Ermones, 20ª parata a 7 metri, fischiato Pedro Ermones. Che adesso lascia il posto al giovanissimo portiere di riserva della formazione biancorossa, Jarstan, per la sua 10ª rete. Grande finta, ha fatto sedere il portiere e poi ha segnato la sua 10ª rete personale. 30-25. Ancora Turković. 3 minuti e 15. Udovičić, fischiato sfondamento. Lancio lungo verso Tommaso De Angelis. Angiolini. E c'è la rete. Il Fasano si porta a meno 4. Mancano 3 minuti, 2 minuti e 55 secondi. Un Bolzano che conduceva a un certo punto per 20-8, adesso conduce per 30-26, quindi un parziale di 18-10 per la formazione fasanese. Turković, due minuti ai danni di Udovičić per proteste. La coppia arbitrale in questi ultimi minuti ha deciso di ergersi a protagonista, prima alzando passivo, adesso dando due minuti per proteste. Un po' di nervosismo, il Bolzano quindi giocherà i prossimi due minuti in inferiorità numerica. Ratko Starčević, 2-15 più 4 Bolzano, partita apparentemente riaperto, passivo chiamato, fischiato il passivo. Adesso il Fasano che ha la palla per poter andare al meno 3, mancano 2 minuti esatti ed Ermones, 21ª parata, probabilmente quella che dice la parola fine al match, perché questo intervento di Pedro Ermones è stato risolutivo, con il Bolzano che conduce a 1 minuto e 40, aveva la palla, il Fasano aveva la palla per il meno 3, Pedro Ermones è riuscito a chiudere la porta per l'ennesima volta, la sua 21ª parata, e il Bolzano così conduce, mantiene 4 reti. E francamente adesso la partita sembrerebbe chiusa.
un match da due volti, quello che si sta andando a concludere. Bolzano comunque sempre padrone del match. Non sarà contento Mario Sporcic dopo che la sua squadra è stata avanti per 20-8 all'inizio della seconda frazione. Si è vista recuperare fino almeno 4 e adesso si ripropone. Mancano 1 minuto e 35 secondi al termine. Bolzano conduce 30-26 e subito a passivo la coppia arbitrale, ed è ancora Dejan Turković per il 31-26, riporta più 5 il Bolzano quando scocca l'ultimo minuto. Ed è Jarmstad ancora, Turković, mancano 45 secondi al termine, Bolzano conduce 31-27. Turković ancora, lancia Sonnerer, ennesimo pallonetto in fotocopia, 5 gol, 1 uguale all'altro, tutti in fotocopia. 32-27, partita che sta volgendosi al termine, mancano 10 secondi, lancia ancora ed è ancora parata, la 22esima parata, 22esima parata di Pedro Armones, chiude il match. Bolzano conduce e vince 32-27 col Fasano, si mantiene a punteggio pieno in questo campionato di Serie A Beretta, per cui il Bolzano si mantiene, dicevo, a punteggio pieno. Il Fasano invece dal canto suo rimane ancorato a quota 2 punti in classifica. Adesso fra pochi minuti andremo a raccogliere i pareri dei protagonisti del match.